Ciao raga, siamo al Tamaro. Dopo 2 anni di assenza siamo venuti a provare la bellezza e faremo la parte nuova, quindi alcune parti le avrete già viste, altre, occhio, altre invece saranno nuove. È molto 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 scassato, quindi cerchiamo di farlo tutto bello morbido morbido. Con me c'è Ale Kid qua dietro. Questo qua è molto bello. Questa è la parte nuova. Cerchiamo di andare tranqui perché, raga, è un inferno. Cioè, ci sono solo pice, pice, pice e ancora pice. Quindi cerchiamo di godercelo. Per esempio, questa era nuova, un roghettino, anche qua molto bello. Qui c'è una pietra in atterraggio che adesso ho preso con la ruota davanti, bella grossa, quindi state all'occhio. E adesso cerchiamo di tirare un po' il fiato perché la discesa è proprio lunga. Cosa? Hai bucato ancora? Ci vediamo sotto. Ale ha bucato per la seconda volta perché c'ha su delle gomme di merda, non diciamo quali sono. Quindi questa qui è tutta la parte nuova, me la faccio veramente easy, raga, perché adesso inizia la fiesta che non sai più dove guardarla, da quante pietre ci sono. Questa è la parte in comune, quella diciamo classica, fatta mille mille volte. Il problema è che prima c'era la terra, adesso di terra non ce n'è più e ci stanno lì i sassi. Infatti le cappelle ne faccio proprio a mazzi da 5. Si vede che comunque c'è un'equipe che fa trail building. Il problema secondo me sono, vabbè, la pendenza del posto che non aiuta certamente a mantenere. Anche questo è un taglietto carino, prima l'ho visto fare da Ale. Ah, qui rispetto alle altre volte che mi sentite molto più chiacchierino, qui cagata a non finire. Quindi vi dicevo, questa è la parte classica, però poco qui sotto andiamo a fare un pezzo tutto nuovo. Ecco, lo stato qui degli avambracci è già in fase minestrina, ovvero morti, morbidi, molli, anzi duri come le carogne, che non ce la fai più manco a farti una pippa qua. Fiato. Meno male che c'ho sta bici, raga, che spiana via, che è proprio una vera libidine. Qui neanche mi ero reso conto che ci fosse la curva, da quanto siamo cotti. Poi ci sono 30 gradi, quindi, oh, una bella atterrata su un sasso e via. Sì, male agli avambracci. C'ho le leve dei freni che sono regolate, che frenano quando sono a contatto con le manopole, proprio perché la prima discesa l'abbiamo fatta con le manopole, cioè con le leve regolate standard, e 20 metri, ed erano già in brodo di giuggiole. Qui ho ricannato la traiettoria. Dalla telecamera non si vedrà, ma qua c'è un salto che prima ho fatto un po' cortino, adesso 40 cm più lungo, si va via dritti di qua nella parte nuova. Questo è uno dei salti che mi piace di più perché è piccolino, leggermente steppappato, molto bello. Qui fatemi tirare un po' il fiato, che è un casino concentrarsi qua. Poi col fatto che c'è il sole,
qui stanno costruendo un altro salto che va da qui e atterra qua. Quelli sono i trail builder. Ciao raga! Il problema secondo me qua è che tracciano in modo molto verticale e quindi la gente, stando aggrappata ai freni, gli devasta il bosco in modo molto prematuro, anche perché qui la terra è morbida e quindi basta una giornata di fango e qualche cinghiale che non è gentile sui freni e ti distrugge tutto il lavoro che ti sei fatto. Qua piano perché rischio della vita. Comunque era da tanto tempo che non avevo mal di milza nel fare DH, che anche qui piano raga, perché sembrano punti non difficili, ma vi assicuro che sono belli pendenti. E come sempre il Tamaro ha questa, ecco qua si interseca con la vecchia parte, quindi questa l'avrete già vista negli altri video. Qua ci facciamo un po' di sgheppino. Notate che la prima discesa l'abbiamo fatta con delle pressioni umane, ma continuavamo a picchiare sui cerchi. Ale addirittura bucato dopo 20 metri. Allora ci siamo fermati ed è la prima volta che io giro a 2 davanti, 2 dietro. E per uno di 64 kg è assai, considerando che ho delle gomme con carcassa da DH. Ecco, una volta si andava via dritto di qua, adesso si va di qui, altri bagni di sangue, così vi vedete. Ecco qua, mi piace stare alti e renderla un po' più fluida. Qui state attenti perché le rocce sono super aguzze. Oh signor, che fiatone che c'ho, madonna mia. Ecco qua ci rimettiamo nella parte vecchia, qualche pietruzza anche qui. Fortuna che Ale c'era già stato e mi fa: porta la molla più morbida della forcella. E allora mi sono fidato sulla parola e ho montato ancora prima di scendere la molla gialla dentro la mia boxer, perché sennò sarei veramente defunto alla prima discesa. Qua pezzettino di trasferimento e poi continua la fiesta, ma anche il dolore al collo che ho per tenere la testa ferma è pazzesco. Qui ho cannato raga, mi spiace. Qui una volta si schieppava tutto, era bellissimo, una volta quando c'era la terra. Qua vediamo se mi viene la traiettoria di prima. Questa non è variata, perché è sulle pietre, quindi non si è consumata. Dovete stare qua, state sulla crestina, state alti. Questa è molto bella, vi permette di levarvi dalle palle quel punto lì. Mani, ciao. Madonna, ti fa un po' passare la voglia di andare. Ecco, sta curva qui mi ha sempre fatto cagare, ancora non ho capito. Qua c'è un salto che non lo faccio perché vai di qui, non ho mica ben capito dove atterri, ma secondo me c'è dentro un buco colossale. Mentre quello qua sotto devo dire che è carino, sembra una cagata ma non lo è. Questo qua davanti a me, questo è carino perché è molto molto tecnico. Qua ce n'è un altro ma non lo faccio perché devi sgheppare abbastanza e poi arrivi comunque in un punto devastatissimo. Qui non mollate troppo i freni perché ci sono dei denti di pesce cane che vi attendono, e se Dio vuole siamo arrivati senza bucare e senza bucarci. Dal Tamaro è tutto, alla prossima, ciao belli.